Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, cari amici di Juventus, una signora per due, non occorre ricordarvi, ma lo facciamo naturalmente, di iscrivervi al nostro canale, come avete fatto fino ad oggi, grazie a tutti per insomma, le grandi adesioni. Ezio, buon pomeriggio anche a te. Ciao Massimo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Buon sabato. Buon sabato. Allora, Massimiliano Allegri ha fatto questa conferenza, una delle ultime, diciamolo, dove ha affrontato anche altre questioni che non riguardano soltanto il campo, ma anche ha smentito una volta per tutte questi superpoteri che gli sono stati, attribuiti. Qualche spunto c'è, settimana difficile l'ha definita, non bella, 4 giorni molto brutti, effettivamente i risultati non sono stati dei migliori, questo lo sappiamo. Il gruppo, in linea teorica, dovrebbe essere in armonia, no? Rispetto a quello che dice lui Ezio. E poi che vogliamo commentare? Arriviamo punto per punto. Prego, Ezio. Ma dunque, intanto l'impressione che io ho tratto da questo penultimo sketch stagionale è che gli astanti fossero assolutamente per nulla interessati, e io credo anche giustamente, alla partita, se così si può chiamare, prevista per domani sera all'Allianz Stadium, ospite il Milan di Stefano Pioli. Tant'è che è dovuto intervenire più di una volta, come possiamo chiamarlo, il moderatore, il vigile, il conduttore, il cerbero, che affianca Massimiliano Allegri durante le conferenze stampa, insomma, indurre fermamente i presenti a rimanere sull'argomento partita, previa ammonizione di sospendere la conferenza, ecco. No, scusami, volevi dire? No, immagino che comunque lì siano in vigore, ecco, scusami, le regole marziali piuttosto importanti perché se no non ci entri più. Prego, Ezio. Sconfitta di Empoli non è responsabilità di nessuno, al che ho pensato anche di farmi un esame di coscienza, perché mi sono chiesto se per caso fosse colpa mia. Le varie domande sono state soprattutto indirizzate al futuro, alla prossima stagione, e il tenore delle domande, perché quando finalmente emerge il coraggio di chiedere determinate cose, significa che la testa della persona alla quale sono rivolte è pericolante, se non già completamente staccata dal collo. Le domande sono state indirizzate anche sul futuro personale di Massimiliano Allegri, il quale, a parte che tutta la sua gestualità, e non occorre essere esperti di prosemica o di semiotica per capire quanto fosse nervoso e a disagio, pur cercando di mascherare con il solito ineffabile falso sorriso questo suo stato, ha voluto dar l'impressione di essere saldamente in sella, Ah beh, ha ribadito l'esistenza del suo contratto e quindi tra le righe l'intenzione di non rinunciare a un centesimo delle sue prebende, però sempre stigmatizzando il fatto che nel futuro se ne parlerà il 5 giugno. Ora io dico, è evidente che, a parte il fatto che un club che si rispetti comincia a programmare il futuro laddove questo club abbia una società,
ben prima che la stagione finisca, Sì. facendo finta di credere e ben sapendo che la stagione finisce il 5 di finirà ufficialmente, Cinque di ecco, giugno, almeno a livello certo. agonistico, ecco, 5 di giugno. Insomma, non, ecco, tutto questo induce l'impressione che quello sia il termine anche della sua avventura sulla Bianconera. panchina bianconera. Ho apprezzato la domanda di chi gli ha chiesto specificatamente, parlo di Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera, che ha voluto uscire fuori di metafora per insomma, sgombrare il campo da quelle che potevano essere le famose clausole di cui si parlava, no? Alla fine del secondo anno, che cosa succede? Esiste Sì, certo. ecco, no? Un qualcosa che Chiesto. non. Ecco, sostanzialmente la questione è girata lì intorno e intorno soprattutto a un'altra domanda, ed è stata una domanda, se vogliamo, per quelli che sono stati tutti i teatrini degli anni precedenti, è una domanda temeraria, vale a dire sul fatto che fosse vero, come è vero, a me è sembrata anche una domanda molto preparata in anticipo. Domanda e risposta molto preparati in anticipo, che lui abbia posto dei Ecco, vincoli no, sull'arrivo qui voglio di intervenire, Giulio. ecco un attimo Ezio, perché leggo proprio quello che ha detto, non so se era preparata o meno. Faccio una premessa e mi sa che qui siamo magari su idee un po' diverse. Non ho mai creduto, visto che conoscendo Juventus e anche a realtà del gruppo, che potesse avere tutto quel potere di cui si è parlato. Poi e lui dice: con la società siamo in linea su tutto, poi io faccio l'allenatore, non ho mai avuto il potere, neanche voglio averlo. La società deve fare delle scelte sia sul direttore sportivo che su altri ruoli e sono cose su cui non ho mai messo né bocca né ho mai messo il veto. Sono allenatore, sono abbastanza aziendalista e tengo molto alla società per cui lavoro. Tutte le persone che vengono messe a disposizione della società per me, io ci collaboro e lavoro perché comunque alla fine che i risultati che bisogna portare avanti vanno portati per la Juve e su questo direi che mi sembra una cosa abbastanza chiara. Grazie per la domanda, ringraziato, perché il fatto che abbia messo un veto è una cosa che non mi piaceva, anche perché non ho potere e non devo farlo perché sono cose che riguardano esclusivamente la società. Poi, interpretiamolo un po' come vogliamo, non ho mai creduto che avesse questi poteri, molti glieli hanno attribuiti, lui ha smentito, qual è la verità? Non si sa, ecco, questo è il termine. Non ho mai creduto comunque che avesse tutti questi, come dire, queste facoltà e queste deleghe, Ezio. Ma guarda, io invece ho sempre solo creduto alla ragionevolezza dei fatti, massimo, vale a Certo. dire che lui fosse, tra l'altro, allenatore più pagato della Banana League, Sì, tenuto certo. a fare l'allenatore con tutto quello che questo comporta, e per quello che mi riguarda, l'occupazione del suo ruolo ha scaturito un esito che definire fallimentare sarebbe bonario, Assolutamente. perché sta lasciando esclusivamente macerie. Per cui quello era il compito per il quale era pagato, quello era il compito per il quale ha miseramente fallito, e non perché non ha vinto, indipendentemente dal fatto che non rientra nella storia della Juventus confermare un allenatore che per 2 anni di fila Certo, certo. non abbia portato a casa alcunché. Questa è la mia maniera di Questo no, affrontare. questo è chiaramente lo stato dell'arte, però indiscutibile, non ho mai però, ripeto, lo ribadisco, creduto che avesse tutti questi superpoteri, cioè nel momento in cui uno ti dice prendo un direttore sportivo, prendi il direttore sportivo, cioè il veto, non hai poteri per mettere veti perché se decidono più in alto di te, questo è. Poi, Ma anche perché non ha mai ricoperto altri ruoli, appunto, esattamente. Massimo, cioè non è che durante questi mesi
lui abbia ricoperto il ruolo di direttore No, sportivo appunto. o abbia svolto altre mansioni come qualche decelebrato in giro sostiene, che abbia fatto lavori plurimi. Assolutamente, assolutamente no. Di conseguenza, diciamo che certa stampa amica ha voluto esaltare o far Esattamente, credere esattamente. Bravo, bravo, bravo. all'espansione di un suo ruolo e una sua maggiore importanza e coinvolgimento nell'attività della Juventus degli ultimi mesi, ma all'atto pratico, tutta questa ecco, tutti questi superpoteri sono assolutamente fuffa, e comunque la criptonite verde che è emersa dal campo, Questo è ecco, esattamente. ha svelato tutt'altro che un supereroe, ma insomma, Ezio, un una persona. ometto molto al di sotto anche delle normali aspettative, ecco. Un fallibile come tutti, i cicli terminano, la fortuna probabilmente abbandona dopo un po', lui è stato estremamente fortunato, siamo in attesa di capire. Iscrivetevi al canale e come sempre grazie Ezio, ci vediamo prestissimo. Grazie a te, Massimo. Beh, certamente sì, certamente per l'inutile partitella di domani sera, quella che secondo la quale si decidono i destini della stagione, così parlò il facente Funzioni, che peraltro la stagione la ritiene comunque ottima, Meno male. indipendentemente da come finirà, perché lui dice basta migliorare quella precedente e Siamo già a tutto il resto va cavallo. in cavalleria. Siamo già a cavallo. Grazie Ezio Maletto, come sempre, vi ricordiamo iscrivetevi al canale, grazie, lo avete già fatto, continuate a farlo, ci vediamo presto, buon pomeriggio e serata a tutti, ciao Ezio. Ciao, ciao Massimo, ciao a tutti da parte mia. Oltre alla fine, Aug.